Mitre, fratelli e sorelle, buonasera a tutti. Sia per me che per i componenti del coro polifonico di Lumbro, paese dove risiede la nostra diocesi di rito bizantino, degli italo-albanesi in Calabria, c'è la voce di Evangelio, sorta il 13 febbraio, come ha detto poc'anzi il direttore del coro, del 1919, per merito di Papa Benedetto XV, infatti quest'anno si stanno svolgendo i festeggiamenti del primo centenario della fondazione dell'eparchia. Estendo perciò anche i saluti a tutti voi da parte dell'eparca Donato Olivero. È una gioia per noi questa sera celebrare la Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo insieme a voi tutti, diletti fratelli albanesi, di questa graziosa e accogliente, dico accogliente, comunità di greci. Siete veramente molto accoglienti. Per questo motivo aggiungo un affettuoso saluto al vostro caro parroco Don Salvatore, il quale con sincerità, paternità e grande simpatia ci ha accolti nella vostra parrocchia intitolata San Bartolomeo Apostolo. Saluto il diacono Giovanni, nonché il vostro caro amato sindaco Nicola e tutti quanti voi, fedeli devoti, augurandovi tanta pace, gioia, felicità e serenità nelle vostre piccole chiese domestiche, composte da ogni singola famiglia, da genitori e figli. È vero, siamo qui questa sera per onorare e lodare la Teotocos con il titolo di Madonna del Carosello, alla quale so che siete molto devoti, ma io vi dico che soprattutto siamo riuniti qui in assemblea per condividere tra un po' la gioia di ricevere il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, per sentirci spiritualmente ancora più vicini come fratelli che si amano e si vogliono bene. Tuttavia sono tanti i titoli che attribuiamo alla Madre di Dio. In questo giorno però la stiamo venerando, come appena citato, con il titolo Madonna del Carosello. A riguardo avete avuto anche il grande dono di ricevere l'icona ecumenica della sopra citata, benedetta addirittura da Papa Francesco in piazza San Pietro, proveniente da un monastero greco, la cui iconografa, dipingendola con metodi naturali, prese spunto proprio dall'episodio in cui la Madonna, dopo aver pronunziato il suo fiat, ricevette per opera dello Spirito Santo il dono del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio nel suo seno, il quale è venuto a dimorare in mezzo agli uomini per salvarli dall'antico peccato. L'icona della Madre di Dio fa pensare alle vostre radici, ecco, a come eravate prima e a come ancora oggi siete fedeli alle tradizioni trasmesse dai santi padri. Fedeli carissimi, nel periodo estivo, a partire dalla conclusione della Santa Pasqua, sia la Chiesa d'Oriente che quella d'Occidente dedica un tempo lungo e approfondito alla Madre di Dio. Il mese di maggio è tutto dedicato a lei, altrettanto lo è il mese di luglio. Giorno 2 noi di rito bizantino abbiamo festeggiato la deposizione della veneranda veste della Santissima Madre di Dio in Placere. Il 16 luglio festeggeremo la Madonna del Carmelo. Ad agosto invece la Chiesa
Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta in cielo in anima e corpo. Presso la Chiesa orientale, la festa della Dormizione, che chiude l'anno liturgico ecclesiastico, viene denominata Pasqua di mezzo agosto. Questo perché porta lo stesso messaggio di consolazione e soprattutto di speranza della Pasqua.